È giallo sulla morte di Simone Mattarelli, 28 anni di Lentate sul Seveso, trovato privo di vita il 3 gennaio in un capannone ad Origio in provincia di Varese. La procura di Busto Arsizio ha aperto un fascicolo penale contro ignoti per istigazione al suicidio. Sul cadavere del ragazzo è stata eseguita l'autopsia. L'indagine della procura parte dalla notte tra sabato e domenica 3 gennaio a Cantù, città dove l'uomo lavorava come gommista. Al volante della sua BMW non si è fermato a un posto di blocco dei carabinieri e ne è scaturito un inseguimento che ha coinvolto anche i militari della compagnia di Desio. Il 28enne sarebbe quindi riuscito a dileguarsi fino al ritrovamento nel pomeriggio di domenica 3 gennaio. Durante la fuga però il ragazzo avrebbe chiamato il padre spiegandogli che aveva intenzione di raggiungerlo, almeno 3 le telefonate effettuate durante alcuni minuti. L'ultima ormai a notte inoltrata, l'uomo avrebbe cercato di invitare il giovane a fermarsi. Se mi fermo mi ammazzano, avrebbe detto il figlio, che poche ore dopo sarebbe stato trovato impiccato nell'azienda. E in quella telefonata l'uomo ha riferito di aver sentito anche degli spari. Per 3 volte il 28enne avrebbe inviato su WhatsApp al padre la posizione che l'uomo avrebbe fornito anche ai militari, che hanno ritrovato il giovane morto impiccato con la sua cintura ad un gancio di un macchinario dell'azienda.